Ciao a tutti, benvenuti, io sono Cristian e Alessio, vi do il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla mia cucina. Attenzione, attenzione, sono in compagnia di mio nipote Mirko, che mi darà una mano perché ho un piccolo problemuccio alla schiena e andremo, come da titolo, a fare una pizza casalinga. Cosa ci vuole per fare una pizza casalinga? Innanzitutto del materiale, anche un recipiente, 300 grammi di acqua, 100 ml di acqua, cos'erano? 500 grammi di farina tipo 0, ce ne teniamo qualcuna per buttarla qua e fare un po' di casino, 15 grammi di sale, 15 grammi di sale, circa mezzo grammo di lievito mezzo grammo di lievito, il totale è una spesa fresco. fresco, mi raccomando, attenzione, costa 20 centesimi via dicendo, totale ho speso. Lo scrivo, un cucchiaio, una forchetta, non so che cosa, un tovagliolo, un tavolo, delle gambe, una telecamera, no, la telecamera no, e direi di iniziare. Allora, cosa bisogna fare? Allora, versiamo l'acqua. L'acqua nella ciotola qua. Sciogliamo dentro il lievito. E ci buttiamo il lievito di. Che lievito, come si Di chiama? birra fresco. Lievito di birra fresco, attenzione, cioè mescoliamo tutto io con le mani lerce, mi raccomando, Perché dà no? sapore, se si Perché dà sporca. più gusto, più natura, e quindi praticamente gira. Abbiamo preso la forchetta, ma soltanto per bellezza, per far vedere che abbiamo le posate. Adesso se asciughi qua, per cortesia. No, vediamo questo. Facciamo i pochini pro, ragazzi, facciamo il pro, voi non fate la chiesa. Allora, non capite Facciamo un male. segnetto sulla farina per capire più o meno quant'è la metà. E poi iniziamo a mettere. Facciamo vedere. Diciamo, mettiamo a metà, non si vede, ragazzi, i baffi, andate sulla fiducia. E mettiamolo in metà. Mettiamo pian piano, tipo adesso iniziamo con uno, due cucchiai. Prendiamo la forchetta. No, perché da quando, adesso da quando sciogliere, non si devono creare grumi. Non dovete creare grumi, ragazzi, attenzione, perché sennò viene fuori una cacchiata pazzesca. Perfetto, una volta tolto tutti i grumi all'interno, ne mettiamo ancora un pochino, perché metterlo tutto verrebbe fuori un macello. Togliere tutti i grumi è ancora più veloce, soprattutto se non avete una frusta. Però è sempre meglio farlo Poco per volta. poco per volta, viene più. Perfetto, no, praticamente abbiamo diviso a metà la farina per quale motivo? No? Perché siamo schizzinose, chissà cosa, perché dopo dobbiamo aggiungere il sale. Una volta aggiunto il sale mettiamo l'altra metà della farina. Ecco fuori, intanto abbiamo quasi finito. Abbiamo, quasi finito. Ok, adesso mettiamo il sale all'interno dell'impasto, che è senza grumi. L'impasto più o meno viene così, ragazzi. Ragazzi, io soprattutto ragazzi, diciamo ragazzi perché non credo che quanto stava accadendo tutto cose. Allora, continuerà a mio nipote perché io ho ovviamente un problema alla schiena. Cioè, poi lui piace fare queste cose, cucinare. Ah, per questa ricetta, tutta nostra, verranno fuori più o meno tre paletti di. Tre paletti di pizza, quindi in sostanza tre pizze in totale. Poi ovviamente potete prendere già i paletti quelli già fatti per fare un video che faccio, vi porto i paletti già fatti, no? Se no che senso ha? Mettiamo ancora un po'. Ok, adesso abbiamo finito praticamente l'impaninatura, la giriamo tutta sul tavolo, prendiamo anche un po' di. Bene.
Adesso arriva la parte divertente, che i miei pizza gli avevo sbanando. C'è l'impastatura. Esatto. Non è che bello, non è Si facile. fanno si Se no modifica. prendete 5 euro e andate a prendere in pizzeria. Cioè, però non è proprio bello. Non è roba vostra, non è roba fatta in chiesa. C'è il mattarello? No, non serve Tanto non ce l'ho. Una volta assorbita tutta la farina, o a meno che non l'ho buttata tutta per casa, l'ho fatta assorbire per bene in tutto il paletto, tutto il panetto, non paletto, scusate. E una volta fatto questo si mette praticamente in frigo, si fa riposare Se si per, vuole il frigo, se no anche se fuori. no anche fuori, attenzione, perché ci sono due validi alternative. Allora, con questa ricetta più o meno 8 ore, quindi bisogna farla lievitare più o meno 8 ore, Temperatura ambiente facciamo. temperatura ambiente noi facciamo. Se no il frigorifero cos'è, 6 ore? Frigorifero poi dipende Dipende dalla dal ricetta. frigorifero, dipende anche dal frigorifero. Però si può fare anche 24 ore in frigo, quello si riprende il giorno dopo. Perfetto. Vedi, più o meno deve venire comunque liscia e soffice, ora non è proprio. Dice so, metto ancora. Sì, però si vede che sta venendo. Noi, ripeto, non siamo pizzaioli. Abbiamo visto un paio di ricette, abbiamo detto dai, facciamoci un video, vediamo un attimo che cosa ne esce fuori. A me serve anche per fare degli editing di video, perché ho fatto un corso video editing, video making, e quindi ho detto dai, facciamolo così. Metto alla prova tutti gli insegnamenti ricevuti. È la vera pizza napoletana. Questa non è proprio la vera pizza napoletana, perché noi non siamo a Napoli, non c'è l'acqua napoletana, non c'è il sale napoletano, non c'è l'usciugo napoletano e non c'è il forno a legna. Noi faremo tutto con il forno normale di casa. Però bene o male è ispirata a quella. Però l'ispirazione c'è, il pensiero è l'ubello vaglione, però ahimè non è la pizza vera napoletana. Ci ispiriamo e ci proviamo. Tentare non costa nulla. Attenzione, se siete deboli di schiena, evitate. L'ho evitato, se no lo facevo io. Poi da ieri sera mi è venuto proprio sto dolore alla schiena. Ah, per far venire bene napoletano, bisogna dire Maizzammet! Skip che trovo È napoletano. arrivato il campioncino di Cambio pizza. cera, gafforetta. Ok, quindi se anche voi volete un Mirko che vi impasti la chea, scrivetemi nei commenti e ve lo ci mando. Però dovete lasciare un like al video, mi raccomando. Allora, questo è il paletto, che è più o meno mezzo chilo, forse qualcosa in più. Dovrebbero essere mezzo chilo di farina più 300 di acqua. Lo Quindi dovrebbe essere più o meno quasi un chiletto. O si schiaffa facciamo. così, si sente il tac, vuol Sì, dire non che so se si vede bene, non è proprio liscio liscio. Quindi adesso noi cosa facciamo? Lo chiudiamo per bene così. Perché vedi, se lo tiri si strappa. Vuol dire che non si è formato ancora bene. non si deve strappare, ragazzi, non è un foglio di carta. Chiudiamo così su se stesso, chiudiamo su se stesso, chiudiamo E facciamo una specie di pokeball. e lo facciamo riposare. Adesso va riposato, la lasciamo qua praticamente per 8 ore. Adesso facciamo una mezz'oretta, fra mezz'oretta ricontrolliamo. Ok, fra mezz'ora ricontroviamo per dargli una bella ravanata ancora una volta. Ovviamente stop il video e poi riprendiamo più tardi con i vari tagli. Perfetto, ragazzi, è arrivato quel momento lì. Andiamo a vedere, non è passata mezz'ora, è passato qualcosa di più. Abbiamo aspettato un'ora e mezza, tanto per essere sicuri. Andiamo a vedere, alziamo la nostra bella copertura. Altrimenti, se non fatela rompere, ecco. Adesso praticamente è diventata bella liscia. Faccia lei, quanti schia santo a piegare. Ci vuole la tecnica giusta.
bello liscio, è bello morbido, sembra praticamente un panino, però non lo è. Adesso andremo a dividere in tre parti, con quelle tre parti ci faremo tre pizze. Ok, adesso vediamo se riusciamo a chiudere tutte e tre dentro qui. È importante chiuderle perché sennò con l'aria si seccano e quindi viene fuori poi una cosa schifosa. Adesso qua li lasciamo per altre 6 ore e mezza, 6 ore, poi andremo a stirarle, a stenderle e ci mettiamo poi il condimento e metteremo in forno. Quindi ora ragazzi ci troviamo dopo con la stesura e l'impiattamento in sostanza della pizza, la composizione diciamo della pizza. A dopo ragazzi. Eccoci qua. Allora, sono più o meno le... che ore sono? Quasi le 8, quindi sono passate delle ore. Siamo arrivati alla parte conclusiva, cioè praticamente la stesura della pizza. Quindi andiamo a creare le tre pizze dai tre mattoncini che abbiamo creato prima. Andremo a mettere praticamente: noi abbiamo scelto prosciutto e mozzarella e wurster. Serve, attenzione, non mettetelo via. E direi di iniziare, io c'ho ancora, mi sta passando mal di schiena, attenzione ragazzi, se vi può interessare, però faccio fare a mio nipote perché gli piace questa cosa. Allora, togliamo, questa è la palettina tutta bella soffice, adesso andremo a stenderla e poi la metteremo in forno. Il forno è già acceso al massimo della potenza, 240 gradi, a me il mio forno è così. Più o meno cottura 5 minuti, facciamo 5 minuti, poi vediamo il tipo di cottura ancora Vediamo più vediamo, va a sentimento ragazzi, va a sentimento. Ah, per quanto riguarda la paletta, cosa abbiamo fatto? Avevo dei cartoni della pizza, ho tagliato il sopra, le ho divise in due. Per quale motivo? Perché così la mettiamo qua sopra la stesura della pizza, la infiliamo dentro e poi la apriamo così in modo tale che si appoggia bene. Ahimè questa cosa non la potrete vedere perché il forno è lì, non ci voglio dipendere la telecamera che è collegata al PC e quindi andate sulla fiducia ragazzi. Ok, poi prendete un cucchiaio, qua c'è il sugo, l'ho ripreso ancora un po' il sale, qua c'è la mozzarella, un po' tagliata a quadretti, un po' a strisce, stessa cosa per il wurstel, un po' a dadini, un po' in modo tale per dare una variazione diversa. Prima si stende il sugo, la si butta direttamente sulla pizza e poi col cucchiaio la si va a stendere. Intanto faccio qualcosa anch'io, non posso far fare tutto, cioè il video è mio, cioè, se no devo dargli il copyright, pagargli il copyright. Ok, mettiamo un pizzico di sale così ti va bene. Vuoi anche del pepe? No. No, pepe no. Attenzione, niente pepe ragazzi, perché non è una peperonata. Perfetto, allora vediamo un po' se il forno è caldo. Ok, sì, direi che il forno è caldo. Attualmente l'ho messo come cottura sopra e sotto per scaldare bene. Poi andremo a utilizzare la parte solo alta, il ripiano l'ho messo molto alto in modo tale che il calore va subito sulla pizza. La mettiamo praticamente sopra a un foglio di carta da forno appoggiata a una piastra in metallo, Rovesciata. una teglia rovesciata. E adesso ci andremo ad appoggiare la pizza. Ok.
7 minuti di cottura come timer. Appena suona, vediamo un attimo come sta venendo fuori, ma che vada, la rimettiamo ancora dentro. Quindi ci vediamo dopo, cioè praticamente adesso, 1, 2, 3. Perfetto, allora io cosa ho fatto? Nella mia pizza ho piegato leggermente i bordi in modo tale che stendendo il sugo per tutta la pizza, per tutto l'impasto, poi ho rotolato il bordo, in teoria il sapore del sugo dovrebbe entrare anche nel bordo. Non so come verrà, intanto la pizza di mio nipote dovrebbe essere pronta. Allora, questa è la pizza di mio nipote, ripeto, non siamo pizzaioli, spero che non cada. È venuto abbastanza bene, adesso proveremo a assaggiarla. Intanto metto, appoggiamo qua, poi partiamo. qua. Ah, perfetto, allora questa qua è quella mia che è venuta un pochino più tonda, mentre quella lì di mio nipote è più ovale. Con il bordo fatto così e speriamo, ripeto, che sia pure mangiabile. Adesso abbiamo già steso la Terza. condito la terza, andiamo a mettere in forno anche questa e intanto prepariamo la tavola per arrivare alla degustazione. Perfetto, ci siamo, abbiamo la birra, abbiamo la pizza, abbiamo le posate, abbiamo anche questo che è di troppo. Direi di passare alla degustazione. Essere la prima volta che facciamo una pizza infatti in casa non è per niente male, è veramente molto mangiabile. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like e lasciate sotto un commento. Siamo giunti ai saluti, un saluto da Cristian e Ares e da mio nipote Mirko. Ciao. E quindi nulla, un saluto a tutti, ben brutto, vostro Cristian e Ares. Ci vediamo poi al prossimo video, prossima live. Bella.